Nel tablet, l'impostazione dell'app è praticamente analoga a quella dello smartphone. Quindi rapidamente avremo, come sempre, al centro l'elenco di tutti i messaggi, da cui possiamo scegliere se filtrare soltanto i compiti, filtrare soltanto i sondaggi o filtrare solamente i quiz. Ritorniamo all'opzione dei compiti. Con il pulsante più potremo scegliere se inserire noi un nuovo messaggio, un nuovo quiz, un nuovo compito e con la campanella vedere le varie notifiche presenti. E nel menu di sinistra, che in questo caso sarà visibile da subito, avremo esattamente le stesse funzioni delle app, in particolare il centro compiti, dove noi appunto possiamo vedere tutti i compiti assegnati e filtrarli con il primo menu a tendina che ci permette di selezionare il gruppo. E con il secondo menu a tendina che ci permette di scegliere se visualizzare soltanto compiti, quiz o sondaggi. E ugualmente a sinistra abbiamo sempre il pulsante gruppi che ci permette di poter lavorare con dei singoli gruppi, quindi scegliendo tra i gruppi creati da noi, i gruppi a cui ci siamo uniti, quindi i gruppi a cui siamo iscritti, e i gruppi che sono stati archiviati. In questo modo possiamo lavorare in modo, diciamo così, più ordinato, ossia con dei filtri che ci permettono di individuare meglio quello che desideriamo. Per il resto è tutto molto simile all'app per smartphone.